Ci piace questo dibattito, ma ci piace di più l'ospite che ci sta aspettando in linea, quindi è arrivato il momento delle Di cuffie. cuffiarci. Veronica, ciao, ci senti? Ciao. Oh, Sì. Oh, perfetto, bene, ti forte e sentiamo chiaro, anche noi. ti sentiamo. Ciao Veronica, benvenuta su Atleta TV. Intanto dove sei? Sei in Grazie. macchina? Sono in macchina, sì, perché poi ho allenamento, quindi per velocizzare i tempi sono in Sei macchina. già in macchina, ferma però. Ok, Sì, esatto. Sì. per fortuna. Allora, Veronica è una tuffatrice delle grandi altezze, quindi non una tuffatrice qualunque, si tuffa da 20-30 metri. Uno sport che a me ha sempre affascinato tantissimo, forse perché mi fa paura, capito? È proprio la mia più Sì, grande paura quella. Una delle mie più è grandi quello paure. che un po' dicevamo all'inizio, no? L'emozione poi di vedere queste gare che poi sono entrate di recente. Anche alle Olimpiadi, mi sembra. Allora, l'Olimpiadi diciamo ancora no, cioè nel senso a Parigi dovremmo fare un'esibizione prima di entrare a Los Angeles poi nel 2028. Infatti questo poi è un punto che volevo toccare nell'intervista, perché i tuffi sono una disciplina olimpica, peraltro molto amata. Quello dalle grandi altezze, no, se non erro. Esatto, giusto. Sì. I tuffi regolari già sono Quindi olimpici dai ormai 3 ai da 7 parecchio. metri, giusto? Dai 1 metro fino a 10 metri. Ok, quel range là, perfetto. Partiamo un attimo però dall'inizio, no? Perché io poi so che tu insomma facevi la ginnasta, cioè hai iniziato con ginnastica artistica, poi sei passata Sì. ai tuffi con il trampolino molle, come si dice? Trampolino elastico. Elastico, elastico. E poi si passa alle grandi altezze. Ci racconti un po' com'è stata questa evoluzione, diciamo, questo percorso? Si è Si è bloccata. bloccata. Piccolissima, Ah, ok. ero veramente piccolissima con la ginnastica artistica. Mia mamma mi ha portato in palestra perché non riuscivo a star ferma e quindi ha deciso di portarmi a fare ginnastica e diciamo che è stato un po' amore a prima vista. Mi piaceva muovermi, arrampicarmi ovunque e quindi un po' anche le istruttrici avevano capito che quello era il mio mondo. Poi purtroppo ho dovuto abbandonare la ginnastica per un infortunio alla spalla che, diciamo, non mi permetteva di continuare. Un allenatore del trampolino elastico, visto che era nella stessa palestra dove mi allenavo io, mi ha avvicinata e mi ha detto: se vuoi provare questo sport, le braccia comunque non servono solo le gambe, quindi proviamo in caso insomma non si fa nulla. Devo dire che è andata bene come è andata, perché comunque il trampolino mi ha regalato tantissime soddisfazioni. Tra le più grandi sicuramente è il terzo posto alla Coppa del Mondo Giovanile, che medaglia che ho ottenuto con un'altra ragazza perché eravamo in sincro, quindi facevamo l'esercizio insieme. Quindi prima esperienza in un campo internazionale, ricevere subito una medaglia sicuramente è stato bellissimo. Poi da lì di nuovo sono ricaduta in un infortunio, questa volta al ginocchio, e quindi a quel punto ho detto: magari con lo sport possiamo anche, con lo sport agonistico possiamo anche fermarci, perché a 20 anni arrivare fisicamente abbastanza distrutta, ho detto va bene, continuiamo comunque ad allenarci, però magari senza far gare. Quindi mi sono tenuta sempre allenata anche durante il periodo di pandemia che ci ha costretto tutti a casa. Mi sono tenuta comunque sempre in allenamento e a dicembre, ormai di 1 anno e mezzo fa, uno dei responsabili dei tuffi dalle grandi altezze mi ha chiamata così in maniera mo anche molto inaspettata e mi ha detto: se vuoi provare, vieni a Roma e proviamo questa disciplina. Mi hanno fatto il tuo nome, vediamo come va.
E per fortuna anche questa volta, diciamo, ho detto di sì perché sono entrata subito nella nazionale. E indossare la maglia azzurra sicuramente è bellissimo perché comunque rappresentare i colori dell'Italia è sempre un'emozione grandissima. E quindi poi adesso ci saranno tante piccole tappe che mi sono posta. Sicuramente primo tra tutti è l'europeo, quindi raggiungere l'europeo di quest'anno che sarà a Roma, quindi in casa. Quindi essere lì sarebbe sicuramente un Beh, un sogno, ecco. bellissimo obiettivo, certo. Ma Sì, sì, sì. ti interrompo per prendere un punto, no? Tu quindi hai detto del trampolino elastico, poi ti ha chiamato questa persona, ma effettivamente sono molto simili, immagino, le due discipline. Quali sono le Allora, differenze, le sì. analogie? Allora, l'ultima parte del tuffo dalle grandi altezze. Diciamo che è un salto che si fa nel trampolino elastico, quindi come movimenti sono molto 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 simili. Poi ovviamente nel trampolino elastico si va verso l'alto, poi riscendere nei tuffi, diciamo che si Parti già precipita, dall'alto. ecco. Ok. Esatto. Ok. Sì. Poi il trampolino elastico nelle gare, insomma, dei tuffi di altezza normale, a che altezze è? Perché mi sembra che sia 1 metro, poi E tre forse 3 metri metri, prima della sì. piattaforma. Quindi Sì, tu sì, sì. comunque tuffavi 1 metro o 3 metri? No, no, io il trampolino elastico da cui venivo io fa parte del ramo della ginnastica artistica, quindi proprio non c'entrava nulla con l'acqua. È una disciplina olimpica, però non c'entrava nulla con l'acqua, quindi io mi sono avvicinata a questo mondo dei tuffi dalle grandi altezze un po' così, diciamo, dal nulla, cioè io non venivo da uno sport acquatico, quindi anzi io ero una di quelle persone che d'estate al mare non mi piaceva moltissimo fare il bagno, eccetera, invece devo dire che ho trovato il mio habitat, cioè nel senso ci alleniamo tutti i giorni in acqua 2 volte al giorno, quindi sicuramente una disciplina spettacolare. Ma quindi io mi domandavo questa cosa, per fare i tuffi è necessario un passato da ginnasta? Ok. No, non assolutamente. Alcuni vengono dalla ginnastica, altri vengono dal nuoto, addirittura fanno da piccolini nuoto e poi si danno i tuffi. Quindi no, assolutamente no. Cioè, non è richiesta quella capacità che ha chi fa ginnastica artistica, cioè si può anche sviluppare partendo proprio, per esempio, dal nuoto, che invece immagino sia un po' fondamentale, perché chiaramente poi cadendo in acqua o sai nuotare o non credo che ci siano persone che non abbiano fatto nuoto, insomma, penso tu possa No, confermarmelo. certo. E non è la Sì, stessa sì, sì. cosa quindi per la ginnastica artistica. No, cioè nel senso non è necessario avere un passato da ginnasta, eccetera. Magari essere stata una ginnasta in alcune, ecco appunto questo è il trampolino elastico, in alcune cose mi facilita, perché magari alcuni movimenti già li conoscevo, eccetera, in altri mi crea un pochino dei problemi perché magari nella ginnastica sono richiesti dei movimenti che nei tuffi invece non devi fare, quindi Ah, quasi che ci sarebbe sono dei meglio pro e dei partire. contro. Certo, ok. E però voi fate anche quindi un allenamento a secco? Immagino di sì. Sì. In palestra pesi. Che in una palestra proprio di ginnastica artistica e anche in una palestra di trampolino elastico, perché comunque noi 2 volte a settimana ci alleniamo con il trampolino elastico, quindi con la mia vecchia disciplina, Certo, ecco. perché l'ultima fase richiama proprio il trampolino elastico. Però poi ti domando, ma Esatto, a questo sì. punto cosa cambia in termini di adrenalina? Cioè l'altezza, no? Cosa dà? Allora, sicuramente con i tuffi dalle grandi altezze
A mio parere l'adrenalina è 100 volte maggiore, anche perché ti trovi la maggior parte delle volte all'aperto con degli scenari spettacolari. E già salire sopra la piattaforma e guardarsi intorno ha un bel carico di adrenalina. Poi vedere tutta la gente che sta sotto, c'è cioè una festa enorme, bellissimo. Certo, oggi leggevo, Giulio, lo dico anche a te, un libro, sto leggendo di Milan Kundera che è L'insostenibile leggerezza dell'essere, parlava della vertigine, che non è paura di buttarsi, cioè paura dell'altezza, no? Quindi mi viene mo di, da citare Jovanotti, non è paura di Hai cadere voglia ma di voglia di volare. volare, però effettivamente anche Kundera nel suo libro dice la vertigine non è la paura di... Non è la paura di cadere, ma è la voglia di cadere. Penso che un po', no, voi abbiate questa sensazione mentre salite, no, le scale del trampolino. C'è quella paura che Sì, però in sì, realtà è sì. proprio voglia di buttarsi, di provare quel volo. Sì, esatto, ma come dice sempre il nostro capitano Alessandro De Rosi, che è quello che ha più esperienza tra di noi, quello che ha fatto più gare, la paura comunque ce la dobbiamo tenere amica, nel senso che ci deve essere sempre un po' di paura, perché nel momento in cui non abbiamo paura di... Si rischia di bloccare La chiamata. Guarda, ti abbiamo perso un la secondo, chiamata. Veronica. Non so se ora ci senti, Sì. ma siamo rimasti Sì, io vi al... sento. Ok, quando non si ha paura si rischia di... Si rischia di farsi male, perché comunque la paura deve essere tra amica. Dobbiamo rispettare, avere di quello che stiamo facendo, quindi sapere che ci stiamo buttando da 20 metri e gli uomini da 27, quindi dobbiamo essere coscienti anche un po' del Essere coscienti che di sotto c'è acqua che è un muro poi. Sì. che è quella, da quell'altezza Sì, sì, è un sì. muro. E non solo l'acqua, perché poi, ecco, a parte stiamo vedendo alcune immagini, ma giusto per trasmettere Polignano, il di senso, Polignano, sì. e appunto anche lo dicevi tu, a parte contesti bellissimi, scenari che mettono già di per sé emozioni, e poi non è che non ci si tuffa in piscina, quindi di solito sono sempre acque aperte così, oppure ci si tuffa anche in piscina, perché questo è comunque un elemento, se vogliamo, di pericolo in più. Beh, queste... Mamma mia. Allora, di solito le gare sono in acqua aperta, quindi nel mare, perché comunque di strutture al chiuso ce ne sono veramente poche. Così Ad alte. esempio, sì, ad esempio in Canada e in Russia hanno una struttura indoor, però solitamente sono all'aperto, quindi quasi sempre in mare. Ok, anche quindi arrivare, essere sballottolati dalle onde, la Vabbè, scogliera, non aiuta a me nell'impresa, metterebbe un è po' quello. d'ansia, diciamo così. Certo. E tu che Un po' rapporto hai d'ansietta. alla fine con la paura, Veronica? Sei riuscita nell'obiettivo di fartela amica rispettandola? Allora, penso proprio di sì. Allora, per adesso io devo... mi mancano 5 metri, nel senso che mi sono tuffata da 15, mi mancano 5 metri, quindi portare... a 20 metri tutti e quattro i tuffi che poi dovrò fare in gara. Però sì, penso che la paura è stata sempre in tutto quello che ho fatto nella vita, mia amica, e bisogna sempre, insomma, avere un buon rapporto, ecco. Essere
Aver paura da una parte, ma essere coraggiosi dall'altra. Penso che debbano andare a braccetto, ecco, le due emozioni. Ti ha mai bloccato la paura davanti appunto ad un'altezza? Sei mai stata bloccata dalla paura in qualche gara? Allora, durante una gara no, nel senso che so di essere, quando sono in gara, magari pronta, so quello che sto facendo e quindi no. Magari durante un allenamento, quando devi provare un qualcosa di nuovo, lì per lì sì, magari. Poi sai che questo è comunque il tuo lavoro, cioè stai lavorando per questo e quindi poi vai avanti e insomma combatti la paura. Ma a me poi con tutte le, diciamo, gli avvitamenti, no? I movimenti che fanno librando in aria, cioè, invece quanto tu, cioè, praticamente per Ci arriva voi, mai. esatto, la dimensione del tempo, qual è? È quella reale, cioè 2 secondi neanche, o avete una percezione Allora, sì, distorta in cioè quel momento? nel senso, quando facciamo un tuffo, no, la percezione del tempo è quella. L'unica volta in cui ti sembra un'eternità, magari quando ti perdi in volo, e quindi magari un momento in cui sbagli il tuffo, quindi cominci a cadere nel vuoto, e in quel caso sì, sembra veramente un'eternità. Senti, e se tu vai al mare con i tuoi amici, il tuffo dagli scogli te lo fai o no? Dici, lasciamo Ma sì, in perdere. realtà, no, in realtà sì, perché anche nelle gare che si fanno con la Red Bull, eccetera, molto spesso capita che uno dei quattro tuffi va fatto da una roccia, da un terrazzo come è stato a Polignano, quindi Perché sì, Red l'ho Bull ci fatto deve sempre volentieri. mettere un po' Ci deve di sempre spettacolo, di stupire, brio, no? certo. Giustamente, se non te Sì, butti sì, dal sì. tetto del palazzo, ma chi sei? Scusa. Ma infatti. Non bastano quei 25 No, metri che ti assolutamente. separano Devi mettere dall'acqua. qualcos'altro, certo, beh, chiaro. Senti, e qual è stato il momento più emozionante della tua carriera? Allora, per adesso con i tuffi ancora non ho fatto gare, ma lo scorso anno siamo tutta la squadra, appunto la delegazione italiana è andata a Polignano, che c'è stata l'ultima tappa della Red Bull. Quindi vedere tutti i migliori tuffatori al mondo tuffarsi da quelle piattaforme, vedere il nostro capitano Alessandro arrivare terzo. Vedere l'altra ragazza che è stata la sua prima gara, quello ci ha regalato a tutti una grandissima emozione. È stato anche ci ha dato una spinta a fare sicuramente di più e ad essere pronti per l'Europeo che sarà appunto quest'anno. Quindi ci ha dato una spinta enorme e quella è stata sicuramente l'esperienza più bella che abbiamo vissuto tutti insieme. Quindi il prossimo obiettivo è il campionato, è l'Europeo. Sì, ci stiamo allenando per quello e veramente, veramente tanto Ma tu ti alleni e tutti i speriamo giorni? di essere lì. Tu ti alleni tutti i giorni, 2 volte al giorno? E tre anche quattro volte al giorno, dal lunedì al sabato, a volte ci alleniamo anche la domenica. Che vuol dire 3-4 volte al giorno? Cioè, nel senso, fai 2 sessioni, però, nel senso, fai la pausa pranzo e poi riprendi. Allora facciamo magari un primo allenamento in palestra pesi, poi subito dopo andiamo in piscina, ci alleniamo in acqua, poi pausa pranzo E si e facciamo ripete di nuovo, esatto. per due praticamente, ok. Sì. Però, e quindi questo ti consente di fare altro nella vita? O tu vorrai sempre lavorare intorno ai tuffi, anche quando non potrai più tuffarti, O insomma. allo sport, perché O abbiamo comunque visto allo che insomma sport.
Sì, insomma, non solo tuffi, ecco, nella tua vita. Esatto, è polivalente. Allora, io adesso sto studiando nel frattempo all'Università delle Marche, che mi permette di studiare a distanza e frequento la facoltà di medicina come tecnico di radiologia. E sto studiando per quello. Poi ovviamente se si aprirà una strada con i gruppi sportivi, quindi Fiamme Oro, Fiamme Rosse, eccetera, sicuramente prenderò quella strada, anche perché essere in un gruppo sportivo ti permette di allenarti con una maggiore tranquillità, sicuramente, perché ti alleni e sai magari di avere un compenso dall'altra parte, quindi diventa effettivamente il tuo lavoro. Certo, beh, questo chiaramente. Quindi per adesso non ci sono gruppi sportivi che hanno al proprio interno i tuffi dalle grandi altezze. I tuffi dalle grandi altezze no, anche perché diciamo che il progetto vero e proprio è nato un anno e mezzo fa, quindi vi parlo dell'Italia, quindi siamo diciamo all'inizio, però sì, si sta muovendo qualcosa. Però diciamo che posti da cui buttarsi a mare ce ne abbiamo un po', quindi immagino che sarà facile. Beh, sì. E allenarsi e tirar su campioni poi per il futuro. Beh, sì. E a questo punto arriverei diciamo al discorso olimpico, no? Quindi appunto che i tuffi ne sono parte dal 1904, se non sbaglio, sono tornati ad esserlo dopo uno stop che c'era stato. Sì. Ma non quelli dalle grandi altezze. Però ci raccontavi che da Parigi ci sarà una iniziale performance, come dice, performance. Sì. Sì, in tutte le Olimpiadi ci sono spesso delle categorie, delle discipline che partecipano non in gara ma come dimostrazione. Beh, questo pensi che possa essere diciamo un antesignano di un'entrata, no, come sport olimpico? Beh sì, cioè nel senso Parigi nel progetto, nella cerimonia d'apertura che ha pensato, ha messo i tuffi dalle grandi altezze appunto per farli entrare poi a Los Angeles, quindi speriamo che vada così, perché comunque penso che l'aspirazione di ogni sportivo siano i cinque cerchi. Certo. Quindi essere lì, beh, sarebbe niente male, ecco. L'obiettivo finale, direi. Sì, assolutamente. Ma perché fino adesso non ne hanno fatto parte? Non capisco questa distinzione che c'è stata, neanche con il trampolino elastico, giusto? Il trampolino elastico sì, ne faceva parte, però sì, ad esempio il sincro, quindi di coppia, no, non è disciplina olimpica. Di solito magari perché ci sono poche nazioni che prendono parte a quello sport, e quindi magari far entrare uno sport alle Olimpiadi per poi avere pochi rappresentanti, certo, nel Comitato Olimpico, diciamo che non è esatto molto d'accordo, visto che il movimento dei tuffi dalle grandi altezze sta crescendo, sembrerebbe insomma propenso per farli entrare a Parigi e poi a Los Angeles. Beh, quindi insomma, tu sei giovanissima, quanti anni hai? 23. Ok, ma di dove sei? Cioè, delle Marche. Ah, vedi? Originaria delle Marche, ma vivi a Roma. E ti alleni a Roma? Mi alleno tra Roma, Trieste. Dove peraltro a Roma al chiuso c'è la piscina del Foro Italico che ha insomma un fantastico la piattaforma, ha la piattaforma di 10 metri. Se non erro. Sì, sì, sia il foro, sì, sia il Foro Italico che il centro olimpico dell'Acqua Cetosa. Noi solitamente ci alleniamo lì. Pure il Curza alla d'Ostia, peraltro. Cioè, uno stabilimento ad Ostia? Sono mica sono 10 metri quelli. No. No. Non credo. Saranno 5. Madonna, così pochi a me sembra un botto. Immaginati che so 25. Butta sì, complimenti, guarda, io devo trovare il coraggio di buttarmi da 2 metri ogni volta, se me ne devono fare. Vabbè,
Comunque, venendo anche, quindi va bene, questo è sicuramente un obiettivo bellissimo, una, cioè una buona notizia per uno sport comunque, beh, molto, mi viene in inglese, challenging, no? Cioè, comunque, certo, oltre che una, spettacolare, una anche proprio sfidante, impattante, però, quindi... Dai, con Parigi 2024. Poi ti domando, però abbiamo parlato anche del momento più emozionante, ma ti domando anche il momento più difficile. Sai, nella vita di un atleta, noi ne intervistiamo tanti, alla fine c'è sempre un momento, perché lo sport è sacrificio, sì, passione, ma anche sacrificio, sforzi. E... c'è stato un momento in cui sei stata veramente in crisi, come ci racconti, anche per il fatto che comunque implica dei sacrifici nella crescita, anche un po' più di carattere economico, di realizzazione, no? C'è mai stato un momento in cui avresti voluto lasciare? Allora, penso che nel video di ogni atleta, come hai detto tu, c'è sempre un uno o più momenti, no, soprattutto magari nella fase adolescenziale, in cui vedi i tuoi amici che escono o che magari fanno tardi la sera e tu magari non puoi perché nel fine settimana hai una gara. Penso che quel periodo sia difficile un po' per tutti. Io il periodo più brutto l'ho avuto quando diciamo ho perso una persona a me molto molto cara, era diciamo quello che al tempo era il mio ragazzo, e quel momento non volevo assolutamente vedere nessuno e avevo anche deciso di smettere con lo sport, cioè ho detto basta, non voglio più sapere niente. Voglio vivere la mia vita senza nessun altro tipo di pensiero, perché mi implicava di andare in palestra, insomma. Però poi ho capito che lo sport era la mia unica salvezza. Scusami, non ti stiamo sentendo, Veronica, mi dispiace, poi anche in un, Momento, esatto, un momento così delicato. Quindi lo sport era la tua unica salvezza? Aspetta. Sì, mi ha fatto sicuramente... Mi sentite? Sì, sì. Mi ha fatto sicuramente rialzare ed è proprio grazie allo sport se oggi sono qui. E... credo che lo sport ci dia un insegnamento di vita, nel senso mollare è sempre, no, la strada più facile, cioè non mi viene qualcosa o è un momento difficile, mollo tutto. In realtà ci insegna a persistere e ad ottenere quello che vogliamo solo, diciamo, lavorando sodo. Ma come nella vita, cioè non esiste un percorso rettilineo, ecco, ci sono sempre degli ostacoli e ci saranno sempre, l'importante è sapersi rialzare in qualsiasi momento. Bene, bene, bellissimo. Beh, sì, soprattutto il messaggio. E di questo ovviamente ti ringraziamo come al solito, per come ringraziamo sempre i nostri atleti per portarci questi messaggi. Allora, noi sappiamo che devi scappare, sei con i tempi strettissimi per gli allenamenti, non ti vogliamo trattenere ovviamente, quindi grazie per essere stata, sì, per questa con noi, per questa chiacchierata, e ci rivedremo sicuramente presto. A questo punto, in bocca al lupo per Parigi. In bocca al lupo per Parigi e dopo, e per, insomma, quello che ne verrà, prima, soprattutto per gli europei. Prima. Avanti, sì. Tutta. Grazie Veronica. Grazie a voi. Ciao. Ciao Veronica, ciao, buon allenamento e buona serata. Ciao. Grazie, ciao ciao.